e Giuseppe Dossetti. Questi signori, quando sono stati tra i vari fondatori della Costituente della Repubblica, no? A uno dei primi incontri della Costituente, della Commissione Costituente, hanno dichiarato e messo agli atti, e quindi è agli atti della Costituente, chiunque se li può andare a leggere anche su internet, hanno detto che è un sacrosanto diritto inalienabile del popolo di ribellarsi al potere quando questo potere non fa più gli interessi del popolo. Quindi questi signori devono stare molto molto attenti, perché ieri noi di Alba Mediterranea abbiamo fatto un atto importantissimo, abbiamo messo, denunciato, querelato questi signori, il signor Giorgio Napolitano, il signor Draghi, il signor Monti, il signor Berlusconi pure, e tutti i suoi del governo di Berlusconi e di questo attuale, e oltre ovviamente a tutti i parlamentari dell'arco costituzionale, che sono tutti coinvolti o comunque compartecipi o comunque in qualche modo tolleranti di questo colpo di Stato a andamento lento, perché questo colpo di Stato è partito molti anni fa, quando all'inizio degli anni 80 hanno cominciato a cambiare le leggi bancarie che oggi vi hanno messo sull'astrico a tutti. E questo ovviamente non lo dice nessun telegiornale né nessun giornale, è chiaro. Quindi oggi noi possiamo dire che questi signori noi li abbiamo denunciati per una serie di infamità e di porcate assolute messe in atto in questi giorni in particolare, ma a partire da molti anni fa, e li abbiamo ovviamente poi raccolti tutti in un unico logo, in un unico concetto, e cioè in due parole che si chiama alto tradimento. Questi figli di puttana hanno tradito il loro dettato, loro sono i nostri servitori, non noi i servitori loro. Va detto, per puro senso critico, per dare un'idea di quello che è stato fatto ieri, che voi sapete benissimo che l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, però poi l'articolo 59 dice invece che il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica. E dove cazzo è andato a finire la nostra sovranità, il nostro potere, se poi immediatamente all'interno della Costituzione viene travisato il concetto e quindi qualcuno che non siamo noi direttamente deve eleggere un altro che è ancora più in alto. Ma la cosa ancora più infame è che poi quest'altro, cioè il Presidente della Repubblica, non solo questo infamone qua che abbiamo, che poi se volete vi racconto chi è, da dove proviene e qualche puttanata, ve lo racconto, dopo ve lo racconto, ma non apriamo troppe finestre. E quindi il discorso è che questi signori hanno messo in atto questo colpo di Stato traslando il potere soverchiandolo e scavalcandolo, per cui ovviamente noi che siamo i detentori del potere eleggiamo il Parlamento. Il Parlamento però poi, senza di chiederci un cazzo, elegge chi vuole lui. A sua volta quello eletto da quei cazzo di parlamentari che non ci hanno detto niente, elegge un altro signor Mario Monti, che è fra l'altro advisor di una marea di banche, fra cui la Goldman Sachs e non solo, la Trilaterale, il gruppo Astrid, oppure il peggio del peggio, cioè le peggiori organizzazioni c'è in mezzo a lui. Non solo, ma è lui che ha affossato il governo Berlusconi, perché come advisor della Goldman Sachs faceva il consulente per dire se era affidabile il governo o meno, se lo Stato d'Italia era affidabile, per cui i buoni polinari del tesoro sono andati a puttane grazie a lui, per cui ha affossato il valore dei buoni polinari, per cui poi ha potuto dire, lo vedete, è vero, l'Italia sta andando a puttane. E quindi un cane che si mordeva la coda e che quindi giustificava la testa, giustificava la coda e viceversa. Pronto? Quindi, per andare avanti, questi signori che cosa hanno fatto? A loro volta questo signor Mario Monti, che racconteremo con lui chi è davvero,
che cosa ha fatto? Ha nominato una masnada di suoi compartecipi imporcate varie in giro per il mondo da decenni, tipo Passera, tipo Profumo, tipo che non è l'Alessandro Profumo quello sotto inchiesta, ma comunque Passera per esempio, ecco, diciamo di Passera. Passera è l'amministratore di Intesa, Banca Intesa, sì, Banca Intesa, che detiene il 22% della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, quasi tutti non sanno che è una società per azioni, come la FIA, che risponde agli azionisti, risponde solo a chi gli ci ha messo i soldi di tasca sua. Dovremmo essere noi, ma ce l'hanno sfilata dal portafoglio un po' d'anni fa, senza che il Parlamento anche lì dicesse un cazzo. Cioè ti levano da sotto le palle le mutande e tu non dici niente. Siamo a questo punto. Quindi questo signor Passera detiene circa il 22% del valore complessivo della Banca d'Italia S.p.A. Sarà già un conflitto di interessi o no? Allora, per Berlusconi, che c'era le televisioni, era un delinquente, ed è un delinquente, capiamoci bene, io non voglio difendere nessuno, però se lui era un delinquente, questo è un assassino. Ma non solo, adesso sta facendo una serie di movimenti sotto banco per cui assembla anche la San Paolo, e assieme alla San Paolo deterranno il 67% della Banca d'Italia. Quindi il signor Passera decide che cazzo fare della nostra economia, del nostro futuro, del nostro lavoro, o quantomeno lui, uno solo, può decidere, è un Dio in terra. Ma dove sta la democrazia? Dove sta la libertà decisionale dei popoli e della nazione? Aspetta, non è finita. C'è anche di peggio. Tutto questo per dire, insomma, che siamo, come ha detto Danilo prima.